qualche grande scommessa, ma non tanto della situazione propria. Vabbè, innanzitutto ringrazio il sindaco per il ringraziamento. Senza nessun interesse, nessuna cosa, e per noi questa cosa è importante perché è una cosa in più per il nostro paese, che il suo luogo vogliamo promuovere, siamo sempre pronti a promuoverla. Però questa cosa è una cosa molto grande, perché se veramente si riesce a fare tutto quello che è stato preventivato. Per Pian Castellani è una cosa veramente grande, il cavallo, come diceva, è un mondo importante, quello che si riuscirà a fare anche con, diciamo, se veramente si riesce a fare l'ipoterapia, è una cosa veramente importante, e portare Pian Castellani, il nome di Pian Castellani, fuori qui, con queste cose sono molto felici. Grazie, veramente grazie. Ecco, noi da parte nostra ci sarà il supporto come c'è sempre stato, veramente. Mi mancherà questo sindaco, eh? No, però scusa, non funziona. Barbara. Sì. Barbara Ciocchi, vicepresidente, una situazione con l'auto, devo dire, va un po' di corsa, perché oltre ai cavalli, ricordiamoci che proprio tra qualche mese ci sarà anche la premiata maratona, allora che è il terzo anno. Allora, guarda, un riconoscimento appena fatto da Milano Piscina. Però vorrei anche io esprimere un ringraziamento al sindaco Valaggini. Scusate, ho problemi di gola e vorrei ringraziare Valaggini perché in questi 10 anni, anche se diciamo come nelle All'inizio migliori c'era qualche famiglie, debacle, non poi nelle invece. migliori famiglie, abbiamo avuto qualche piccolo Certo. diverbio, ma insomma cose superabilissime, però è nata questa collaborazione direi proficua. La Proloco si è dimostrata veramente il braccio lungo dell'amministrazione, come dovrebbe essere, no? Quindi io, oltre ad essere vicepresidente, mi è stato dato questo incarico di portavoce del comune in qualsiasi iniziativa, qualsiasi genere, da una presentazione di spettacolo, di teatro, tutto quello che è. Quindi la portavoce proprio a livello istituzionale del comune di Biancastagnale ne sono onorata e grata. Questa nuova esperienza, questa nuova scommessa, io ci credo fermamente in questo progetto di questo bellissimo parco equestre, e quindi abbiamo fatto un'inaugurazione bellissima, lo vogliamo ricordare, lo scorso 12 agosto, e quindi ripeteremo sicuramente l'esperienza. Affiancata a me ci sarà l'espertissima di cavalli Susanna Pioli, quindi cercheremo di dare il meglio di noi in questo primo aprile. E quindi partiamo, come diceva Marco, di corsa, perché poi arriveremo appunto alla Walking Marathon Amiata, che il 28 di luglio sarà la sua terza edizione. Ancora un grazie a tutti, grazie, Grazie. grazie Valerio, per tutto, grazie. Grazie, di nuovo. Grazie. Va bene, Marco? Grazie. 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 Grazie.